Sì, buonasera. Io purtroppo non le mie salute in questo momento non è molto fitto, ma l'interesse della sua azione è sempre quello. Ho ascoltato quasi tutti, perché non sono potuto intervenire prima, sono intervenuto solo alla fine del discorso di ringrazia. Devo dire che ho sentito tante cose che mi sembrano vere, ma tante cose sono state dimenticate. Anzitutto, diciamo che non possiamo badare soltanto alla quantità, questo l'hanno detto anche tanti colleghi e tanti amici, ma dobbiamo badare principalmente alla qualità dei soci e delle cose che facciamo. Sono le cose che dicevo 22 anni fa, perché 22 anni fa io demonizzavo, come ora si demonizza una cosa che non bisogna demonizzare, demonizzavo quei service, così si chiamavano service, nel 1997, quei servizi che consistevano in conversazioni erudite fatte magari dall'amico del presidente di turno che mi presentava una conferenza o un service sulla presenza della figura umana nelle pitture della Cappella Palatina. Io pensavo che questo fosse, dato che questa persona che doveva parlare, che parlava era un meglio, pensavo che avesse colto qualche tratto caratteristico della fisicità di queste persone, ma quando mai? Hanno parlato soltanto delle diapositive che avevano fatto loro e basta, non hanno fatto delle. Allora questo è un modo becero di trattare i beni culturali. Una cosa che noi non abbiamo fatto, e scusate se parlo solo di questo, è trattare, occuparsi dei valori della nostra società. E i valori della nostra società consistono nella letteratura, nelle leggi che sono stati primi a fondare, nei beni culturali, ma io dico nei segni della nostra esistenza, sono i segni materici della nostra esistenza, non li possiamo dimenticare, noi non possiamo soprattutto demonizzarli, li abbiamo demonizzati in questi anni. Qualcuno 22 anni fa mi diceva che ero il più giovane dei vecchi governatori, intendendo non offendere in questo. E invece io mi sentivo inorgoglito di essere parte dei vecchi governatori, cioè della tradizione. La tradizione non si può ignorare. La tradizione siamo noi stessi, è la storia. E allora, perché i soci se ne vanno? Perché molti soci non si riconoscono più, non si identificano più in questa numerazione? Abbiamo servito 2 miliardi di persone. La cosa importante è servirne 2 miliardi o servirne 2, formarne 2 o formarne male 1000, o non formarne nessuno. Scusate, non ce l'ho con nessuno io, perché io ho provato quello di tutti quanti. Ma se vogliamo mantenere l'associazione, vogliamo che continui a vivere, dobbiamo ricordarci: siamo volontari, nessuno è obbligato a fare le cose. Perché non può, si aderisce all'associazione, può aderire soltanto anche perché da un punto di vista ideale è logico, lui condivide l'associazione e bene o male contribuisce al suo funzionamento. Bene, stop. Questo ce lo siamo scordati tutti. E allora diciamo che devono lavorare, se non lavorare, non è che è un'azienda, non è un'azienda l'associazione culturale, non è un'azienda, è un'associazione di servizio, è un gruppo di persone volontarie che mettono a disposizione degli altri le proprie capacità, e non i propri, vizi e i propri difetti, e questo è vero. Le proprie capacità le mettono a disposizione degli altri per servirli a migliorare, non per servirli, per servirli a migliorare, per farli crescere. Se c'è una persona che sta male, non è che il farlo crescere significa regalargli 50 miliardi. No, regalargli una cosa che vale una medaglia, una medaglietta di quella, è stato proprio di questo. No, non è questo l'importante. L'importante invece è farlo crescere, portarlo nella condizione di farsi lui il suo budget, il suo denaro, ma soprattutto fargli riscoprire chi siamo. Questi giovani di oggi che uccidono senza ritegno, che blaterano contro tutti, questi delinquenti per le strade che non hanno ancora capito il valore delle regole della società, e noi dobbiamo contribuire a farli formare, a
abbiamo dimenticato la formazione, che è la cosa più importante che può fare un'associazione. Pensate, se i contadini non coltivassero più, moriremmo tutti di fame. E allora se noi non coltiviamo questi che sono il nostro futuro, i giovani, e non li facciamo crescere bene, secondo la logica nostra, perché la logica di altri è la logica del delinquente, è quella di delinquere, e quindi loro li fanno bene, li fanno benissimo. Qualcuno qualche volta dice che noi siciliani siamo bravi anche in questo, sì, siamo più bravi degli altri a essere delinquenti. Ma perché? Allora i live si devono fare una cosa importante, se vogliono crescere, se vogliono continuare a riscoprire i valori, ma soprattutto non demonizzare qualche cosa che tu non condividi, perché se ti trova le cose concrete, che cos'è il concreto se non formare l'uomo? Che cos'è il concreto? Non dargli 50.000 lire, ma fargli capire come si fa a guadagnarli. E allora non dobbiamo formare uomini, non dobbiamo essere formatori di numeri da esibire le statistiche, perché è vero, li raggiungiamo questi numeri e li abbiamo fatto bene, tanto bene, più di quanto non raccontiamo. Ma noi dobbiamo ricordarci della... Scusate, ho parlato. Arrivederci.